E salve a tutti amici di YouTube, bentornati sul canale. Come potete ben vedere, il nostro felice Mastronzo ha deciso di sbarcare anche su Volta Football perché non gli era assolutamente bastato tutto il bordello che sta facendo con il Bayern 2 nella nostra carriera. Quindi ragazzi, ha voluto anche andare a fare il culo in giro per il mondo, poiché la nostra squadra purtroppo ci tiene legati solo in Baviera. Qua il problema, ragazzi, è che si parte già male, perché tipo il nome non ci entra, quindi dovremmo tipo scriverlo così. E nemmeno... ah no, così ci sta, perfetto. Italiano. E a differenza della nostra carriera, lo faremo invece che alto e magro, basso e grasso, perché più alto di 1,88 m non si può fare, ma a parte quello, i giocatori alti purtroppo su Volta Football sono come dire, non sono tanto comodi. Quindi ragazzi, sarà uguale, esattamente uguale. Vedete che avete, vedete che ho appena caricato il suo volto, che così non starebbe neanche così male, ma poi andiamo a vedere come, andiamo a conciarlo come l'abbiamo solitamente conciato. Appena trovo le doppie treccine rosa, eccole qui, colore ovviamente rosa, e poi i gloriosi e unici, inimitabili baffi. Ho provato anche la barba rossa, ma forse sarà qualcosa che verrà più là. Eccolo qui ragazzi, ricreato, pari pari, andiamo a vestirlo. Vediamo come vestirlo. Maniche lunghe. Questa maglia lilla è bellissima. Ok, pantaloni aderenti. Vediamo cosa c'è. Le mutande non lo possiamo fare. Oh, ma bellissimo con i leggings sotto. Ma cosa ci stanno regalando questi amici di EA? Vediamo invece sopra cosa mettergli. Questi pantaloni viola sono proprio la vita. Vediamo se c'è altro. Vabbè, andiamo avanti. Copricapo no, perché ovviamente deve sfoggiare tutta la sua bellezza. E scarpe, vado per queste robe gialle assurde. Gli mettiamo qualche tatuaggio, anche se comunque non sono molto visibili, poiché tipo abbiamo coperto dalla testa ai piedi. Si riesce giusto a vedere questa corona dietro la testa. Gli mettiamo più tatuaggi possibili, anche se sono gli stessi dei FIFA 20. Per quanto riguarda l'esultanza, mi hanno tolto l'erone, che è la sua esultanza, veramente la sua signature. E quindi ragazzi, farà il verme, che era quella che ero anche tentato all'inizio della carriera. Ragazzi, sfogliate la playlist e la trovate. Ci sono un po' più di stili per tipo la calcio di rigore e calcio punizione. Comunque ragazzi, andiamo avanti. E la squadra si chiamerà De La Fistia, ragazzi, che è un termine propriamente del mio paese. Poi, insomma, in un video vi spiegherò cosa significa. E qua lo stemma, ragazzi, è una bella impresa. Vediamo cosa scegliere. Mi piacciono tipo tutti e allo stesso tempo nessuno. Veramente non saprei cosa scegliere. Magari la scarpa potrebbe essere il simbolo di scarponi, però vabbè, un po' troppo generica come cosa. Io opto per questa rana qua. Troppo simpatica. Campo di casa, fatemelo un po' sfogliare. È vero che siamo italiani, ma sono belli i nuovi stadi, molto molto belli. Io opterei forse per Sydney. Sì, penso sia la scelta più che per ora mi interessi di più. Appunto, Londra, Barcellona, Parco dei Principi, Città del Capo, Lagos,
Berlino, ripeto, tantissimi stadi sono nuovi, però io penso di optare per Sydney, anche se lo stadio Volta non è male, ma Sydney, ragazzi, è il più bello, quello che sa anche un po' più di Volta Football, di estate, di cazzate, di feste e cose varie. E niente, allora godiamoci questo inizio storia, in cui cercherò magari di non interagire durante i dialoghi per vedere un po' cosa succede. Sono veramente curioso, anche perché la storia dell'uno l'ho giocata tipo fino a che non siamo arrivati a Los Angeles, quindi ho giocato veramente poco. Qua ci sono tutte queste cose bloccate, ovviamente, ragazzi, non metteremo mai niente in testa al nostro Beniamino. Vediamo se si possono personalizzare i giocatori nella rosa, cioè insomma fino a che punto si possono personalizzare. Una volta a FIFA Street si poteva anche cambiare il nome e cose varie. Vediamo se ora si può fare. Andiamo sulla info. No, e il nome non si può modificare, peccato. Magari forse è solo una cosa temporanea. Salvo le modifiche, vado avanti. E quindi direi che è il momento di debuttare, perché insomma, dai. Vediamo cosa ci riserva questa volta su FIFA 21. Ok, questa volta si inizia da San Paolo. Bello però. Sembra molto quelle missioni che fai in Brasile, anche se è Rio de Janeiro, in Call of Duty Modern Warfare 2. Mi stavo portando sul canale, mi sono preso un attimo una pausa per quel video, perché FIFA mi sta veramente riempendo di tante cose che sicuramente avranno più audience, quindi ci mancherebbe altro. Ok, partiamo con questa partita che sono qua in compagnia con un mio amico che ovviamente non vuole presentarsi. Non si può giocare contro, quindi giocheremo insieme esattamente come abbiamo fatto sul suo FIFA 20. Siamo già 1-1 e vediamo se, anche se il livello di difficoltà è abbordabile. Ok, la partenza non è ottima, direi di no. Ok, buono, 2-2. Yoshida, come si chiama? Yoshida non è il difensore della Sampdoria? O forse ho letto male? No, non si chiama Yoshida, ok. No, ma che schifo, ma quanto è scarso! Dai, Tokuda si chiama, dai Tokuda, grande, 2-3. Buono. Ma che esultanze di merda, dai. Vai Felice, mamma mia Felice, non delude mai, non delude neanche su Volta, che dribbling che si è fatto il nostro Felice Mastronzo. No, che culo, non si chiama Canto? Dai. No, come gli è arrivata sta palla. Che palle. 4-3. Bello. Ciao Ambush. Cioè, hanno veramente una difesa che ha più buchi del Groviera. Cioè, vabbè, ma so che era la prima partita e quindi ci saranno tante bestemmie ancora da tirare. No, che brutto. Ora qua, op. Assurdo. Andiamo avanti.
che poi ha 15 anni, ma in faccia sembra ne abbia 60. Chi è Ricky Kakà? Oh mio Dio, ti spaventi. Ricky, ti spaventi, vai via, vai via. Oddio, se devo essere sincero, Kakà, perché ho detto Kakà? Perché è un mio amico. Kakà poteva assolutamente essere fatto un pochino meglio, però vabbè, dettagli. Ok, c'è il secondo turno, speriamo di poterlo vincere questo torneo. Questa era la squadra in sostanza più scarsa, perché sarà il primo turno, però quindi vuol dire che le prossime saranno più forti. Speriamo bene. Ok, tanto rimpostiamo tutto quanto, che palle. E si parte bene. Contro donne siamo. Maschi contro femmine. E già Neves ce la mette un po' nel culo. Dobbiamo rimontare. Oh, dobbiamo rimontare. Dai. Guardalo. Oh. Ma perché non colgono la porta? Cioè, neanche in volta. Oh, bravo. Bravo, felice. Bravo. No! Ma davvero? Non ho parole. Cioè, qua mi ci viene da ridere per ora. Dai, Young, dai, no. Non ho parole. Dai, dai. No. Buono, buono, buono. Tra un po' mi tocca entrare in porta con la palla, perché... Cioè, o lo fai così, o veramente non so come tu possa farlo. Vabbè, dai, Tokuda 1-1. Insomma, si riparte dove eravamo partiti anche la partita prima. E vabbè. No, 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 no. Che culo. Che culo. Dai, dai, la gol della merda. No. Meno male l'ho tirata in porta. Assurdo, ma... ma sti qua hanno due piedi sinistri. Dai, entra a porta con la palla. Non far cazzate. Vabbè, ho fatto... tiro con L2. Amora cinese addirittura. Ma c'è uno stronzo che ci sta copiando i capelli. Questo non va mica bene, cioè, me ne accorgo soltanto ora, ok? Ma ci stanno copiando i capelli. Vai, Young, è l'occasione della tua vita. Grande. 4-1, distruggiamo le ste donne. No, vabbè, mi viene troppo da ridere. Mi viene troppo da ridere. Tenete palla quel Diego. Ah, è entrato il maschio ora, eh? E vabbè, dai. No. Vabbè, ha fatto un bel appoggio. È strano che è stata lei ad appoggiare a lui. No, queste battute me le devo risparmiare, non posso. No, troppo il ponente entrava. Dai, dai, grande. Grande. 5-2 e a casa il secondo turno. A dire la verità, è stato più facile il secondo turno del primo. Se proprio devo... essere onesto. E niente, andiamo avanti. È appena carica. E il migliore in campo questa volta non è il nostro Felice. Che sguardo da rimorchiatore, signori. Torneo di tiri? Perché torneo di tiri? Non c'è da vincere il torneo? No, vabbè, no, devo stare zitto, vabbè, devo guardare cosa succede. Ormai tanto so che finirà bene. Cioè, nel senso che se almeno si finirà il torneo, quello sicuramente si andrà a finire.
Ma perché c'è andato lui? Perché non c'è andato Felice? Cacà è impressionato. Niente ragazzi, mi è arrivato un messaggio. Mi è da ridere. Mi ha proprio di queste cutscene. Perché è arrivato un messaggio. No, vabbè. Oddio la gente. Andiamo avanti, ci dovrebbe essere il terzo turno ora, alias semifinale. No, c'è questa prova abilità veramente insensata, cioè tipo qua non ci vuole veramente niente a fare meglio di Kakà, però vabbè. Ma perché Kakà sta facendo così avanti e indietro senza motivo? Cioè, non ci spingono neanche a metterci in gioco, cioè ha cominciato a giocare solo ora Kakà. Che cazzo fa? Che cazzo fa? Vabbè, assurdo. Noi che tipo la competiamo senza problemi, che ha ancora 2000 punti, noi a 11.000. Ma quelli sono dettagli. Minchia che palle. Cioè come buttare via 30 secondi della propria esistenza. Dai, falla finire. 4, 3, 2, 1. Dai, ciao. L'utilità di queste cose le sa veramente FIFA. Cioè, le sanno solo loro. Noi proprio non abbiamo in mente. Oh, Beatriz, attento che ti sariz. Buono, Felice, buono. Tieni a bada gli ormoni. Lo so che probabilmente non ti fidanzerai neanche con il tuo cane, però tieni a bada gli ormoni, Felice. Tieni a bada gli ormoni. Ok, semifinale, turno 3. Giochiamocela. Terzo turno, speriamo vada bene, perché poi l'ho rigiocata sempre col mio amico su FIFA 20, come stavo dicendo prima. E abbiamo incontrato diversi problemi nei tornei già in quelli iniziali. Adesso invece tutto sembra molto più facile. Cioè, guardate qua. Ora, non è per dire, ma il mio amico ha fatto gol con una semplicità disarmante. Boh, vabbè, da un lato meglio così. Però non c'è neanche divertimento. No, dai. Ma così no, dai, ma davvero. Davvero, dai Felice, correggi la rete e prenditi il 7,2 dopo tipo 20 secondi di partita. Oi, oi, oi. No, l'ha sbagliato un'altra volta. Vabbè, non l'ha fatto, cioè, ne ha sbagliati 44. Vai, dalla Felice che va 7,9 doppietta capocannoniere, eccolo il verme. Andiamo avanti, difendi, che difensore. No, fallo, perché? Bah. No, qua te la devi non ti puoi perdere la marcatura, Felice. Non ti puoi perdere la marcatura. Fa un altro fallo, ma perché? Cioè, non posso rubare palla. Cioè, spiegatemelo. Dai, dalla su. Dai.
Dai Tokuda, dai Tokuda, 4-1, 4-1. Dai, è così, dai, è così. No, no, grande Tokuda. Ragazzi, senza Tokuda qui, pensavo fosse tanto scazzo, ma poi invece, non è mica male. Cosa sbagliato? Vai, vai Feli, vai Feli, grande Feli, tripletta. E penso che qua tu sia l'uomo partita un'altra volta, perché... Facci vedere il filmato, facci vedere il filmato. Dovresti farlo vedere l'uomo partita? E l'uomo partita è Tokuda. Ma perché? Ma che senso ha? Perché l'uomo partita poi è felice che ha fatto 3 gol su 5. Ok che Tokuda forse ha fatto quello più bello, però peccato, peccato. Oddio, so che non è una bella immagine poter ammirare il nostro felice in primo piano, però lo facevo per lui. Di spalle potrei anche dire che assomiglia a una donna. Oh, si va a Dubai, signori? Cioè, ora mi va a dire che questo Tokuda non sa chi è Kakà. Cioè, ma proprio... Ora, ok, tutto, ma... FIFA. Cioè, davvero? E il bello è che con questo video abbiamo scoperto la vera voce di Infelice, ma che non è in realtà così male. Quindi, se tutti fossimo ciechi e lo sentissimo parlare, potremmo anche avere una buona opinione fisica su di lui. Grande, grande. Ok, andiamo avanti verso il turno 5 e... dovrebbe esserci appunto la finale adesso, se non vado errato. Turno 4, chiedo scusa. Ok, sono due maschi e una femmina questi qua. Tanto risiediamo al lato per giocare insieme. Ok. Dai Tokuda, signori, signori, cosa ha fatto Tokuda? E si parte già in vantaggio. Grande errore, grande errore. Eh no, Felice, non la tieni. Oh, ma invece gli rubi la palla e la mette anche a giro. Eccolo il verme, vai col verme Felice, vai. Vai! Vai, raddoppio, addosso, 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 addosso. Vai Tokuda. Ma potevi lasciare a me che almeno faccio gol con Felice? Oh! E che cazzo? Vabbè, dai. 3-0. Tipo in 30 secondi. Oh! Oh! No! Vai, vai Felice, vai Felice, vai Felice, metti in porta il 4-0 e fa la tua doppietta, e fa la tua doppietta Felice nostro, falla, vai, grande, grande, no, no, arriva il 4-1, no, non arriva, vai, vai Young, giocatore più inutile che esista. Vai Young, vai Young. La tua utilità, ragazzi, è come tipo per un cristiano andare a Lourdes e trovare chiuso. Ma vabbè, vinciamo anche il turno 4 e solleviamo questa coppa di pietra, tipo. Ma vabbè. Ah, vediamo cosa ci riserva adesso il mondo del pallone. E una volta, anche stavolta il... No, partita è Tokuda, come mi fa girare veramente l'anerchia, signori. Perché è Tokuda l'uomo partita? Veramente non ha senso, solo perché fa il gol più bello, ma... No!
di essere felice. Punto, decido io. E vediamo, ragazzi, se nel prossimo episodio lasceremo Rio de Janeiro oppure no. Questa è una bella domanda, questa, insomma, è una bella questione filosofica. Dobbiamo vedere se effettivamente il nostro Felice lascerà Rio de Janeiro per andare a questo fatidico Dubai, o se Dubai sarà l'ultima tappa. Ma avendo nominato, ragazzi, sarà, almeno penso, credo, immagino, una tappa di questo tour. Questa creazione della porta partita, ragazzi, ci sta mettendo un po' troppo. Mi sta preoccupando, perché per giocare a volte ci vuole la connessione a internet. Questa, veramente, ragazzi, è assurdo. Cioè, non capisco perché. Ok, magari giocare a volte online, sì, ma perché non posso giocare offline senza connessione? E niente, ci hanno buttato fuori. Ragazzi, io vi ringrazio. Lasciate like, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo con Felice in squadra e in volta. Grazie della visione e ciao a tutti, ragazzi.